faccio sempre questi gesti strani quando inizio i video. Allora, questa è per la Mimì e questo è un video civetta! È tutta l'estate che non ne faccio uno, quindi ci sono un po' di prodotti che volevo farvi vedere. Sono però più accessori e cose in generale, perché di make up non ho fatto tanti, non ho sperperato tanti tanti soldi. Cioè in realtà ho fatto uno, due o tre anche, o quattro anche, ordini alla Elf, però non mi ricordo esattamente che cose c'erano. Forse inizierò a fare un video dei preferiti del mese, magari ditemi se potrebbe interessarvi. Così se magari prendo qualche prodotto e mi dimentico di recensirlo, in particolare in una review, posso farvelo vedere lì, ecco. Ho la voce abbastanza seria, quindi forse non ci saranno acuti per questi video. Allora, partiamo dagli acquisti più lontani. Anch'io ho avuto la sensazione della Forever 21, questa specie di H&M o H&M in inglese comunque, che spopolava molto. Cioè sul sito ci sono delle cose veramente strabelle, però spese di spedizione 6 euro. Cioè in realtà volevo fare ancora un altro ordine. In questo, che ho fatto circa a metà agosto, l'ho fatto con la scusa che a fine agosto sarebbe stato il compleanno di mia sorella. Lei adora gli orecchini, quelli un po' patacosi, un po' così. Allora avevo comprato inizialmente due orecchini per lei, un paio di orecchini per me e una collana per me. Però appunto avevo comprato per me un paio di orecchini di quelli tondi con le perline, che sul sito mi sembravano un po' più piccoli, invece sono arrivati ed erano giganti, a me non stavano bene. A lei anche quelli. Io alla fine sono rimasta solo con la collana, che mi rendo conto perché è un po' pesantuccia, un po' patacosa, però cioè, è bellina. Ha questa collana fantastica, cioè è un ciondolo in metallo, sarà geisha. È grandina, per carità, cioè guardate i dettagli, però è bellissima. Sta lunghissima. Non so se vedete, però a me piace lo stesso, poi a me piacciono le collane lunghe, magari per arricchire un vestito semplice o un qualcosa, non mi sembra male. Questa mi pare che l'ho pagata 5,20 euro, perché ho la ricevuta della Kiko dentro al coso di Forever 21. Quando l'ho vista, sempre sul sito della Forever 21, che c'era questa collana bellissima con l'aeroplano, il mappamondo e non mi ricordo cos'altro, ed era tipo stupenda. Ecco, la collana l'ho pagata 5,90 euro, però guardate che ci sono degli orecchini strabelli a 2 euro, 3 euro, cioè vale la pena. Sarebbe bello, ecco, Forever 21 è uno di quei siti in cui bisogna fare ordini collettivi, così le spese di spedizione si dimettono e si può prendere un botto di cose, magari si arriva anche alle spese di spedizione gratis. Sono diventata più saggio, diciamo più braccino corto però. Allora, dopo il sito di Forever 21, sono andata sul sito di Terra Nova. Allora, ho fatto un ordine, ho preso un vestito di quelli a 3 euro circa, una maglia di quelle nuove che prossimamente magari vi farò vedere, adesso non so dove sia in realtà. E poi ho preso questa, che è una cintura rossa, ma va, con la fibbia a fiocco. L'ho trovata carinissima, poi mi pare fosse in saldo, mi pare di averla pagata 3 euro. Era in saldo e allora l'ho presa, cercavo da tanto una cintura col fiocco. La settimana scorsa, una sera sono rimasta su a Lignano, che è dove lavoravo, e sono rimasta a dormire da mia sorella, che abita in un paesino, comunque non abita a Lignano, però abita in un paesino. Poi ho detto ciao sorella, non so se magari vedi i miei video, però comunque ciao. È il primo shopping davvero che facevo con i soldi del mio stipendio, ed era una cosa, cioè ti fa sentire potente spendere soldi e non sentirti in colpa. Cioè adesso devo darmi una calmata, perché magari dovrei anche usarli per lo scopo a cui per cui li ho guadagnati. Però, allora, iniziamo subito con il primo acquisto, che è una borsa. Io non ho mai avuto borse grandi, non ho mai avuto il bisogno di avere borse grandi. Ho avuto sempre la mia borsa rossa, quella con Diego lo Schelenimo davanti, e sinceramente adesso mi dispiace anche un po' cambiarla.
cambiarla, però volevo una di quelle borse grandi, tipo quella che ho fatto vedere a Lady Emilia, 83 su uno dei suoi ultimi video, quella che ha preso da Etsy, mi pare. E io l'ho vista in questo negozio e ho preso questa cosa, che sembra tipo un sacchetto di rimolizia gigante. No, povera la mia borsa, non l'ho ancora messa, già la insulto. È fatta così, è enorme. Qua c'è questa tasca qua dietro, sulle spalline c'è questa fibbia. Mia sorella aveva in mente un modello un po' più tipo a pacchetto, invece a me piaceva questa. Non so se c'è ancora il prezzo su, ma vabbè. L'ho presa in un negozio che non mi ricordo come si chiama, sinceramente. Ed è enorme obiettivamente. E dentro è fatta con questa stoffa qui a pallini, tipo. E dentro ha queste tasche che sono per il cellulare, eccetera. Bene. Cioè, in realtà non l'ho vista benissimissimissimo. Perché poi l'ho dovuta lasciare da mia sorella, siccome non dormire da lei, però poi dovevo andare al lavoro e tornare a casa. E un tragitto lo dovevo fare in bici, quindi non riuscivo a portare tutte le borse. Qua c'è la cosa per riuscire a mettere la tracolla. Può anche darti che me la porti dietro, però non mi piacciono molto le borse grandi a tracolla. Poi dentro c'è un'altra tacchina, in cui io so già che metterò per esempio la mia borsettina farmacia, che è una bustina che guardate in cui metto tutti i farmaci tipo Moment, Enterogermina. In ufficio io ero la farmacia ambulante e appunto è grandissima. Ecco, vediamo se si vede qualcosa un minimo chiaro, nero su nero si vede molto, così magari non mi cade. Cioè, probabilmente io qui ci metterò dentro il mondo perché non sono abituata. Però siccome porto via sempre 500.000 cose, tipo il libro e magari la bustina con i trucchi, magari devo andare a fare un viaggetto, devo tornare su Venezia e devo portarmi un po' di cose, quella sarà... Sempre a Lignano ho preso, sempre nel negozio della borsa, un paio di ballerine. Queste! Sono belle! Col fiocco, queste non le guardate, cioè in realtà all'inizio le avevo provate e avevo sbagliato a prenderle, la commessa non mi ha detto niente, quindi io non mi sono accorta, e avevo preso una ballerina di un tipo e una di un altro, e quella dell'altro tipo mi andava bene, mentre queste mi stringono un tantino. Io ho mandato mia sorella a cambiarle e mia sorella mi ha cambiato il tipo sbagliato, però le ho tenute siccome cioè non mi andava di far correre un'altra volta mia sorella. Lì alla fine si allargheranno, cioè non sono, cioè sono morbide alla fine, no? L'importante è quello. Comunque io anche abbia questo piedone, sono un 37, sono belle con questo fiocco, cioè io le adoro, non le ho ancora messe ma spero di metterle presto. Andiamo avanti perché c'è anche altra roba, queste le ho pagate 19 euro e qualcosa. Allora, martedì sono andata al centro commerciale a Udine, non solo per fare un giro perché ero fuori un po' dal giro di tutti i negozi da tutta l'estate circa, per dare un po' di curriculum. Ho approfittato del fatto del curriculum, però ho comprato un po' di cosette, bustina, e in realtà era una cosa più grande. Ho preso una maglietta da Calliope, che adesso non so che fine abbia fatto, perché io sistemo le cose poi magicamente spariscono e riappaiono in altri armadi. Praticamente è solo una maglietta scolata fin qua, poi davanti è arricciato e poi va giù liscia, magari ve la farò vedere, anche quella con la maglietta era nuova. E costa, l'ho pagata 2 euro perché era, sapete, una di quelle basic d'estate, adesso ho messo tutta roba invernale, però io a settembre, il 18 settembre, compro ancora, che poi è il 19, ma vabbè, io compro ancora vestiti estivi. Comunque, ho preso quella, per essere sicura di lasciare soldi anche da terra nuova, ho preso questi, vediamo se riesco, è un set di orecchini, non so se li vedete, ma sono stupendi, io sono stata tirata da questi,
che sono praticamente l'orecchino abbinato alla collana che ho preso a Vienna da Klairs. Cioè, non so se vi ricordate nella hall di... nella hall cos'è? Un hotel? Nel video civetta di Vienna avevo preso, ho fatto vedere che avevo preso questa collana con la boccettina dentro, penso porporina, tipo qua, solo che è più sbrilluccicosa la mia collanina. Comunque, e questo è scritto Poison, qua c'è scritto D'Angelo, ma vabbè. Sono belline! Quest'estate ho avuto, oltre che per la fissa, per i dash, per le scarpe, per le ballerine, anche per gli orecchini. Poi c'è queste, che sono vestite da maglia, che sono identici agli orecchini che ha la mia Draculaura. Sono identiche. Poi vabbè, sono le borchiette, i pipistrellini, che non fanno mai male, gli scheletrini, e poi le chiavi, che sono veramente carine, cioè, guardate che bellini. Ho pagato 5 € e... no, 4,99, 5 € per non insultare la vostra intelligenza. Non li ho ancora usati perché ho lasciato tutto imbustato per fare video civetta. Poi, sono passata da Accessorize, e c'erano un sacco di collane belle, però come sapete i prezzi di Accessorize non è che siano così abbordabili. Io da Accessorize non compro una collana da quando me l'aveva regalata il mio amoroso Natale, quella colorata, che ho messo tantissimo quest'estate. Però ho visto questa collana, è un po' da nerd, mi rendo conto. Però cioè, era talmente bella che non ho saputo resistere. Non so se potete apprezzare. È a forma di macchina fotografica ed è una figata pazzesca. Mi è costata 6,90 €. Mi rendo conto che 6 € apri 7 € però questa cosa sia un po' un furto. Però è bellina. È bellissima, mi piace un sacco. Sono passata alla Kiko, ma non ho comprato niente perché ho comprato già qualcosa in un ordine fatto con ancora le colleghe d'ufficio, in cui ho comprato la di palette della nuova collezione Chic Chalet, che non è una collezione, è uno scioglilingua secondo me. Quello Green Emerald mi pare che si chiami. Green qualcosa. E c'è stato un mesetto da ragionarci su, perché se 12,90 € per una palette di 4 colori, proprio ho detto ma sì, dai, e l'ho presa. Devo ancora sistemarla, usarla bene, però non mi sembra male come palette, è molto carina. E poi ho preso lo smalto, questo che è uno degli smalti della nuova collezione, che è lo 05 ed è il plum qualcosa. Potrebbero anche scriverci i nomi, ma vabbè, quello che ho sulle unghie. Tutta l'estate che io praticamente stavo senza smalto, però non ho resistito, l'ho preso e dovevo prendere quello azzurro. Poi ho visto gli swatch e ho detto non è coprente, questo è una passata di smalto, se vedete. Comunque poi questo è un po' il mio orgoglio e la mia vergogna, perché questa cosa, questa palette, è costata 12,90 €. Ci ho messo un mese a decidere se prenderla o no, ed è appunto quella color fever. E vi arriva in questo packaging molto professional. Ed è la 6, la 6 mini. La 3 c'erano di tante colorazioni. Io sono contenta di non aver preso quella col rosso dentro, perché non è un rosso, è un fucsia, perché l'ho vista davvero. Ed è praticamente la 3 con il Fever Eyeshadow Palette, Hyper Real Green Wood. Avevo ragione, c'era il green. Ed è fatta con questo packaging molto stile legno, che secondo la mia mente è perversa, siccome la collezione si chiama Chic Chalet, o una roba del genere, se c'è veramente lo chalet, è il legno dello chalet, le casette di montagna. Ok, basta, i miei ragionamenti stupidi. Praticamente la palette è fatta in questo modo. Io non ho parole per descrivere questo verde. Potrei anche farvi degli swatches, eh? Ecco, questa è la mia digitale, salutiamola. Questa è la palette. L'ho usata, allora, seriamente non l'ho ancora usata. Approssimativamente non è male, i colori sono scriventi.
bagnati sono una figata, magari vi faccio anche qualche swatch. Questo è il verde chiaro, questo è il verde quello vicino, e il verde quello vicino quello un po' più scuretto. Questo è il marrone, che non pensa che sia verde, e questo è il rosino illuminante. Lo proverò e vi dirò. Altre cose della Kiko sinceramente non mi attiravano. Il Cajal volevo ricomprarlo, quello minerale, ma non l'ho trovato. Poi per finire in bellezza la giornata ho comprato anche un'altra cosa, sono passata dall'OVS e ho visto che c'era e ho preso questo. Siccome io nello scorso ordine della Elf non metterò a fuoco, avevo preso appunto l'eyeliner, quello metallic olive, però non ha niente di olive, cioè a me sembra persino marrone, cioè se io lo vedo in controluce sembra marrone. Comunque, questo qua è il gel eyeliner della Essence, su cui io ho sentito lodi e bislodi, ed è lo 04 I Love NIC, che sarà New York City, possibile, ed è appunto quello verde, perché a me serviva un eyeliner verde, ed è questo. Si vede come io l'abbia brutalmente massacrato quando ho provato a fare uno swatch decente per vederlo. Poi sapevo già che lo compravo, quindi l'ho già provato mentre ero al negozio. Non so se riesco a farvi... così non sembra una bella cosa. Il colore è una figata, è bellissimo. L'unica pecca è che non so come usare questa cosa. Cioè, non nel senso non so come si usa, nel senso non so come usarlo di mio. Perché ho provato a prenderlo con l'eyeliner in... l'eyeliner brush, il pennello per eyeliner della Essence, però cioè a me va benissimo quel pennello, però è troppo sottile per fare una linea decente, è talmente morbido che non capisco come fare ad applicarlo. Io sono abituata con quello della Kiko, che non è durissimo, però sono molto dubbia. Questo l'ho pagato 3,90 euro, 4 euro più o meno. Fine civetta, non riescono mai a finire in modo decente. In questi giorni, siccome sono a casa, magari farò qualche altro video, perché devo fare un sacco di video di recensioni, eccetera. Approfitto di questo video per salutare la mia collaboratrice, anche se da un po' perché non pubblichiamo video assieme, che è Endamion. Ciao Andy! Io praticamente da tutta l'estate che non calcolo mai il cellulare, quindi tante persone, mi devo scusare con tante persone perché non riuscivo mai a scriverci in tempi normali. Saluto anche un'altra cara ragazza, che è la Nana. Ciao Nana! Nana che veniva al 22, precisiamo. Poi volevo salutare anche Golden Violet, perché prima ho visto il suo video, quello se volete essere una beauty blogger. È stata fantastica quella scena. E appunto saluto nonché sorella di Paul Sofine. E poi saluto Miki, che presto vedrò perché ci troviamo a Venezia. Miki! Pomeriggio, anzi giornata di shopping, anche se il trauma ieri di Mestre è ancora da superare. Detto questo, il video è finito. Dovrò fare tanti tagli. Detto questo, vi saluto. Baci baci, ciao! Yeah, lo stipendio cala! Yeah!